Mai vi siete perduti. Il nuovo libro degli spiriti a cura di VB Mediterranee. Sorella mistica, quando un giorno sentirete coscientemente l'amore, quando un giorno potrete dire che l'unica realtà che esiste è solo quella del creatore del tutto, quando un giorno, guardando alle esperienze terrene, potrete esaminare in quanti inutili discorsi vi siete persi, allora scoprirete che mai vi siete perduti, che mai v'è stato un momento in cui non avete acquisito. Non perdete mai la capacità di trovare l'attimo. Tante volte voi fate qualcosa convinti di farlo per gli altri, ma anche quando agite altruisticamente, lo fate molto spesso per arricchirvi. L'insegnamento dei miei e vostri fratelli vi illustra i meccanismi che si producono quando voi così operate e spiega come questo si realizzi nei piani più sottili e coinvolga le sinergiche forze universali. Io, che sono ben poca cosa, posso suggerirvi un modo per evitarvi ulteriori peregrinazioni nel mondo delle apparenze. Ponetevi al centro dei cosmi, in una condizione di onnipotenza, di ascolto, di preghiera, essendo canali, fari, fuochi, luci. Questo vi ponga a livello di ogni vostro simile e vi permetta di giungere laddove i maestri spiegano cosa sono questi canali, questi fari, questi fuochi, queste luci. Io vi insegno, se volete, e se di insegnamento ancora dobbiamo parlare. Io vi aiuto a trovare tutto questo, a sentire tutto ciò nell'intimo vostro, quale presenza di un Dio creatore ed operante nella storia. Cercate dunque. L'intuizione sarà vostra amica, la comprensione vostra sorella, la conoscenza vostra guida, la coscienza vostra meta, quando non ve ne porrete alcuna. E così ogni consapevolezza diverrà certezza, ogni dubbio conquista, ogni bocciolo sarà fiore novello, ogni cosa morta, ogni ente ideologico cristallizzato diverrà vivido, ogni pensiero chiuso diverrà effuso ed illimitato. A ciò vi induce l'estasi del santo, questo vuole suggerirvi. E questo può esservi dato soltanto da una preghiera serena, al di là d'ogni ansia, d'ogni limitazione, d'ogni dolore. Così ognuno segua se stesso ed io auguro a voi ed a me stessa di potervi condurre in questa ricerca interiore, dal tempo all'eternità, da Dio a voi stessi.